bancarelle più belle del mondo. Quanta gente che gira qua attorno senza manco comprare un panino con porchetta. Scusi maestro, ci metta la crosta, ma è già pronta la risposta. Ed eccolo qui, lo vedi arriva Tortellina. Ma che fa trovenne Stellina? E allora tu dillo Stellina. Occhio al mercato, tra un po' al velo mese delle morte. E già si comincia a intravedere i primi lumini. I lumini, logicamente anche lì c'è stata un'evoluzione, prima si appicciavano i lumini, ma invece sono elettrici, capito? C'è la batteria, tac, vieni qua e appicci il lumino. Niente, cagnate pure i lumini, sta cagnando tutto, ecco, è un casino, vai. Secondo me tra un po' esce illumino a pannelli solari. Signora, può essere un'idea? Illumino a pannelli solari. Visto? La signora è d'accordo. Intanto voi lo sapete che un must del mercato di San Nicolò è il grande Bruno Giorgini. Eccolo qua. Oh Bruno, buongiorno. Mannaggia, non sto pensando. Chi si fa? Quel cappello. Migliaia e migliaia di persone. Si è fatto un successo, ma no, no, davvero. Come no? Mi ha detto, ma come mai? Ma gli ho detto io, ma è forte il mio amico. Allora volevo sapere che cosa dice, ma quello a te, che tu sei un socio, no. E andate sempre insieme. No, siamo amici, siamo amici, c'è nata un'amicizia. Allora ho detto dal io, mio lavoro, siccome lui lavoro. È un personaggio serio. Conoscendo a me che sono altrettanto, tratta con me. È chiaro. Ma poi il cappello quello cinese. Aspetta un papà, momento. Dove stiamo? Chiappa. Che ti vuoi? Lo sombrero messicano, vai. Chiama? Vai. Aspetta. Messico, vai mo. Questo l'abbiamo riportato dal Messico. Ma il prossimo anno che riportiamo qualche bella ragazza. Oh, ma come lo fai? Aspetta. Alla grande. Ma che uno per uno no. Guarda qua. Alla questo grande. Non gli serve documento. Questo è nelle pambas. Nelle pambas. Vai. Ma ci serve i documenti a noi? No, che ci serve i documenti? Poi che ma dove stai? Noi siamo dei singoli. Ma no, siamo tranquilli. Siamo tranquilli, ma che ne sai? Diretto. Direttore. Devo fare un giro con le cappelle? No, devo fare. Va bene. Ma come le vedete? Alla grande. Ma alla quello grande. Lì. Ma sono andato che lo stai ascoltando, stai lì. Lo so dite, signor, ma come ci vedi insieme? Siamo una bella coppia, signor, io e Bruno. Come ci vedi? Io vi vedo sempre in televisione, comunque, sempre. Sì, come no? Ma come sono? Beh, se siamo in gattino, mercato. Tutti quanti mi dicono, tu sei il numero uno in mezzo a quello. Ma perché davvero? Perché pure tu la timbo la mossa, pensi? Lo parente della suocera di mia figlia. Aia, lo parente, la suocera, il cugino. Questo signore è nato il giorno che è nato mia figlia. Capito? Perciò noi ci conosciamo. Ma ero numero uno, no? 44 anni. Giovanissimo. 44 anni. Giovanissimo. Sì. Signor, tu ti leva, te l'andin. Ma era meglio? No, niente ti leva, niente. Ce l'ho un pochino. Ce l'ha, l'ha fatta quest'anno? Non lo so. L'ha fatta, compà, la leva? Ci sta qualcosa? Qualcosa non c'è? Non tanta, però diciamo che c'è. Però assicuri, diciamo, l'olio per casa lo assicuri? Sì, per dentro casa diciamo di sì, che ci riusciamo a... Quindi per là ancora mantiene. Peggio è qualcosa, compà, perché... Sì. L'aria che tira non è buona. No, infatti non è tantissimo, ma bravo. Speriamo bene. Va bene, ciao compa, grazie, ciao. Compa, dimmi un po'. Ma sono importanti. Ma mi hai da controllare la leva, come sta Massa? No, io non prendo, non sono un contadino. Sì, un contadino. No, contadino è quello. Chi è? Là stanno i contadini. Là, quello là. Cerchiamo informazioni importanti sulla leva. Com'è la leva quest'anno? Non ce l'ho l'olivio, non ce l'ho. Non ce l'hai? Niente, ma niente guardate, le piante del litro, che cosa? Se te n'ave, che zoccarella? Io sì che guarda, ai figure. L'olivo. Figo, è un altro bel argomento, quest'anno il figo ci è piaciuto. L'olivo non mi interessa, perché l'olio lo compra. Ah, lui lo compra, è più facile, no? È più facile.
Che si dice? Buongiorno, tappa, ciao, ma tu ancora sci bronzata. Ma a noi ci piace il mare. Ah, ancora il filo mare. Era arrivato nella terra dei peones. Lo sai, ma noi sì. Che te ci si sta fregata, indifferenziato, sì, da boh. La liva quest'anno com'è? Quest'anno ce ne sarà molto poca, molto poca. Poca liva. Poca liva, perlomeno dalle parti dove sta la suocera. Quest'anno un'annata. Dove sta la suocera? Tra Putignano e Castagneto. Ah no, sono noi, questa è zona mia, poca roba. Sì, piano della lenda, sei tu, lo so. Sì. Ma noi siamo diventati internazionali comunque. Da un anno a questa parte abbiamo dei piccoli aggregati peones, una nuova tribù, sì. Che sta andando molto bene, un grande successo e c'è un rispetto verso i cittadini eccezionale. Addirittura, sì, addirittura. Sono bravi. Invece la vite l'hai controllata, l'uva come? No, non me ne intendo, non bevo io. Ormai se non fa più nessuno lo vino, ma quest'anno dovrebbe essere molte cose perché una stagione molto calda dovrebbe essere a livello poco uva, ma molto più zuccheri, più contenuti di acqua. Perlomeno sentendo quelli che se ne intendono, che hanno la campagna, che poco ma buono, poco ma buono. Comunque, aspetta, dimmi, scusate. Abbiamo passato qui a San Nicolò un'estate bellissima, abbiamo avuto un mese di calcetto, teatro dialettale, bimbi in piazza, poi alla zona dell'altro dietro, alla caffè. Bravo, abbiamo avuto musica, balli, pizza in piazza, ricchi premi e cotillon. Se non c'è il ristoro la gente non esce. Ma è giustamente, tu sì. Che fai? La casa del Migni. Io adesso faccio la dieta, perciò mangio di meno. No, l'ho fatta già. Sì. Quanti cala? Quasi 20 kg, sono stato a un centro a Villapini, a Chieti. Villapini, quasi. Sì, sì, proprio. Sì, ci sono io a Villapini, ma sono calato 24 kg. Ma tu si vede, sì. Va bene, ci dobbiamo andare avanti, non ci dobbiamo fermare. Dottore, che dici tu? Come sei innanzitutto? Tutto a posto? Che si dice? Non si dice niente. Niente, relax. Ma chi si, le panchine me l'ha messa a contrapposto per parlare? Sì, sì, per bisticciarci. Ogni tanto bisticciamo. Ok. Capito? Ci sta un riscontro. Perché qua a San Nicolò c'è i peones, molti peones sta in piazza. Sta sì, pieno. Sì, pieni di peones. Ma dove stanno i peones? Da sta parte da qua? Stanno a lavorare a quest'ora. Quest'ora sta a lavorare. Ah, ho capito. Quindi occhio a San Nicolò che ci stanno i peones. Va bene, ragazzi, ci vediamo dopo, ciao. Com'è quest'anno la liva? Beh, domanda a lui che ce l'ha. Tu, Trandenne, tu sei l'esperto del gruppo. No, non sono l'esperto del gruppo. Però io ti guardo. Ce l'ho. È un po' piccolina, un po' in ritardo, speriamo che fai qualche cosa perché... Ma è pulita, è toccata? È un po' toccata, sì. Però secondo il tipo, il leccese secondo me è un po' toccato, quell'altro non so che roba è, però è pulita. È pulita, sì. È pulita. Tu lo compri da lui? No. Te lo regalo. Ma fa provare, me lo regala. Una litrata, cioè per dobro scatto. Anche tu. Anche di meno. Mezzo litro, buttiate, ci provo solo. Ma no, qualcosa pure di più, gli amici. La liva, sentendo qualcuno comunque... In fase calante. Molto calante, perché Giove Pluvio, niente. L'ambiente è quello che è. Ha fatto una frega di calla, che un altro anno sarà pure peggio. Vediamo un po'. E che sta liva, sempre male, la liva. Dopo la portiamo al trappito. Bravo, tu che trappito ti servi? Non facciamo i nomi, uno verso Bellante, ho capito. Vabbè, ma siamo tutti amici, anzi, cogliamo l'occasione, invitateci allo trappito che noi veniamo a vedere carriati. Controllare la situazione. Poi da buccia regalata, da bottigliocciatoio e stiamo a posto. Giusto. L'olio non si vende e non si regala. Però allora che ce lo per gli amici, noi siamo provatori d'olio ufficiali, assaggiatore ufficiale. Okay. Almeno che uno da fa. Da fa, no? Perché se sta chi qualcuno deve fanno i campionati mondiali che stanno lì come i fricchettoni. Ma pure lo sputo pure, io me lo bevesse. La sputa l'olio, il nettare degli dèi, insomma, non ho capito. Ma chi se lo va a sputare?
sei un attendente, tu attendi la signora. Sto aspettando mia moglie che viene dal bar. Io lo so, noi abbiamo proprio una categoria, nella nostra trasmissione ci stanno gli attendenti, cioè quelli che attendono ci stanno pure i reggenti, però mi pare che per il momento non reggi niente tu, però sei destinato a reggere dalla faccia, qualche busta, qualcosa. Qualcosa sì. Vabbè, buona giornata. Grazie, altrettanto, ciao. Ne incontriamo tanti di attendenti, non vi vergognate, fatevi avanti perché a fine anno eleggeremo il miglior attendente, il miglior reggente della nostra trasmissione. Bellante, come sta messa all'IVE? All'IVE quest'anno dico che non è una grossa annata, anche se io non sei un esperto, non sei un esperto, però la mossa è brutta, occhio a comprare l'olio l'anno scorso. Perché? No, cioè a dire che non si troverà quello di quest'anno e quindi ma qualcuno... me lo fornisce mio cugino. Quindi quindi c'è il fornitore ufficiale, va bene, ciao. Bruno non c'è, è andato via, chissà dove avete, quella Bruno gli piace agire per il mercato, bancarella lasciata proprio, dove stai? Guarda là, eccola, stava di là, era scappato Bruno. Era scappato, incredibile. Attenzione. Complimenti per il ciuffo? Dottore. Per il ciuffo? Ma che non numero, buono. Per il ciuffo, ciuffetto? Ma che c'è, italiani? Capite? Ma di dove siete? Del Belgio. Ah, il Belgio dove? Sì, sì. Dove? Mons, vicino a Bruxelles. Siete in vacanza? Sì, siamo in ferie per due mesi. Ah, caspita, bello. Siamo venuti da Ferrara, siamo a Rosetto, adesso da mia cognata. Fate un giretto. Da mia cognata. E dopo c'è... signora, buongiorno signora. Andiamo a Modena. A Modena. E di Modena ci andiamo a Verona. Però quindi fate un bel giro. Per due mesi. Due mesi, alla grande. Signora, la prima volta che viene in Abruzzo qui? Sì, perché io ho ritrovato la mia amica che è venuta alla scuola in Belgio perché suo padre era miniere in Belgio. Ah, miniere in Belgio. È per quello che io ho preso un appartamento in affitto a Roseto degli Abruzzi. Ah, bellissimo. Fare una sorpresa. Lei è di qui, di San Nicolo, per quello che sono venuta. Che bella storia, una caramba, che sorpresa. Ok. Sì, è tutto bene qui, tutto perché bene. In Belgio piove molto. Qui invece fa ancora molto caldo. No, è ancora bene qui. Vabbè, è la prima volta qui in Abruzzo? Ah sì, Abruzzo è la prima volta. Sì. Ti piace? Sì, molto bello, la spiaggia... In montagna ci siete andati? No, no, andiamo la settimana prossima. Io sono andato in montagna, sì, sì. Lui ci è andato. Va bene, grazie. Signore, è stato un piacere. Buongiorno. Capite, da Lubelgi vengono qui in Abruzzo, capite, bro? Ma che ne sai? Tu avevi mezzo puntato la signora. Voi volevi dire lui. Sono corto. Non te l'ho detto io. Sì. E fammi chiappare una fumonetta. Allora che ti capi? Tu ti da formare singolo e cose. Tu mi... Chi la... Facciamo un appello a tutti i frantoi dell'Abruzzo, tutti quanti, anche del Molise, voglio esagerare, invitateci all'Utrapite e noi verremo da voi per vedere tutto il processo dell'olio, noi siamo curiosi di intervistare i produttori, tutta la filiera, vogliamo essere lì con voi, quindi scriveteci al 351 7532 450 e Stellina sarà all'Utrapite, capite? Quindi invitateci all'Utrapite. Anche Fabio vi voleva salutare, persona veramente brutta, però vabbè, vi saluta anche lui. Ciao a tutti, un saluto a Stellina, fatti invitare all'Utrapite. E allora tu dillo a Stellina.